L'Amazzonia costituisce un mondo a sé. Dire che in Amazzonia vige la legge della giungla è dire poco. Un'isola in seno ad un continente. Nelle sue acque pullulano forze letali in perenne scontro. Sulle sue rive, un interland minuscolo, il pericolo è sempre in agguato. Addentrandosi nell'inferno vegetale, ci si imbatte in ogni sorta di minaccia. L'insidia serpeggia ovunque. Ecco una ninga che caccia un suo simile dal proprio territorio. I pappagalli guardano, occupano le poltrone in prima fila nel teatro amazzonico. Due piccoli ocelotte, giocando, si fanno i denti sui loro mantelli maculati. Una scena tranquilla, ma solo in apparenza. La madre li tiene d'occhio, o almeno ci prova. Un attimo di disattenzione può tramutarsi in tragedia. Uno dei piccoli si sente autorizzato a farsi un bagno, si tuffa. Un suicidio. Nelle acque limacciose, infatti, si aggirano i terribili piranha. Un'apparenza inoffensiva. Sembra un'orata che cela un'aggressività micidiale. Il pesce carnivoro affonda i robusti denti acuminati nella tenera carne dell'ocelot. Lo spolpa e lo ingoia. L'ocelot sarà disgregato, polverizzato dalla furia sanguinaria con rapidità fulminante. Stessa sorte toccherà presto al placido, gentile ed inoffensivo capibara dalla testa rettangolare, il cui aspetto ricorda quello di una grossa cavia. Il capibara si avventura incautamente nelle acque del fiume. I piranha avvertono la sua presenza da lontano non appena entra nell'acqua. Si precipitano come una tempesta, un tifone, un maremoto di sangue, una vera carneficina. Dopo pochi istanti non restano più tracce del massacro. Sul fiume torna la calma piatta, non un'increspatura sull'acqua. L'Amazzonia soffoca l'eco dei suoi crimini, li maschera, li nasconde, li dimentica. Fortunata la lontra gigante. Questa lontra dalle dimensioni particolari non corre molti pericoli. Ama pescare, ma appena catturata la preda, scivola sulla riva del fiume per gustare il pasto che si è procurata in tranquillità, raggiunta dai suoi piccoli. Per sopravvivere in questi luoghi, la lontra è stata dotata di dimensioni eccezionali dalla natura, proporzionata a questo mondo dalle sembianze naturali, ma che sconfina in ogni istante nel soprannaturale, nell'eccesso, nell'incredibile. Incredibile è il gimnoto, inverosimile pesce elettrico. Un pesce ad alta tensione. Credete che sia uno scherzo? Seguite il caimano che non ha ancora assaggiato il tocco magico della fata elettrica. Si avvicina al gimnoto, l'attacca e riceve la scossa, una sola, fatale. Sussulta, si riprende. Come un sonnambulo raggiunge la riva traballante per riposarsi, per scaricarsi della terribile sferzata appena ricevuta. Siete fuori strada. Là, sulla sponda del fiume, si svuoterà di tutte le sue forze. Morirà. La vita spezzata dalla scarica folgorante. In Amazzonia ci sono ovunque sentieri di guerra, ma ad ogni incrocio c'è pure chi vigila, chi dà il segnale d'allarme.
sono gli intriganti e pettegoli pappagalli che sorvegliano, osservano e riferiscono sulla situazione. Questo esemplare viene chiamato con il nome generico di uccello allarme, un nome di origine controllata che non è stato certo dato a caso. Una vera sirena, un'autentica sveglia, resusciterebbe un morto, è il suo mestiere. Lo svolge scrupolosamente con tutta l'ostinazione dettatagli dalla vocazione peculiare della sua stirpe. Ma non è solo. In suo soccorso giunge Locco. Con il suo timbro vocale personale preistorico, riecheggerà amplificando le grida dei pappagalli e dell'uccello allarme. Ad un primo colpo d'occhio si potrebbe pensare che questi animali, più che avvertire del pericolo, ne siano fautori. Ma l'apparenza inganna. I loro fischi, i loro segnali acustici, sono altrettanti avvertimenti contro la morte sempre in agguato, una morte che colpisce velocemente. La morte o le sue visioni macabre, incubi che infestano questa Amazzonia, rifugio di tutte le aberrazioni. Ne è un esempio questo cugino del Locco, senza dubbio, sicuramente uno dei più antichi uccelli del fiume. Vi si trova fin dalla preistoria. Innumerevoli sono le mutazioni che ha subito nel corso del tempo. Mutazioni che hanno lasciato delle tracce, come questi artigli piantati nelle ali e la sua voce d'oltretomba o l'occhio rapace da aquila e il doppio becco rostrato. Indizi di un tempo passato, di un'era geologica perduta. Il tempo l'ha forgiato, ridisegnato, reinventato, adattato al suo trascorrere. Continua la passeggiata in questo universo parallelo, rifugio di specie inverosimili. C'è naturalmente anche il tamarino o scimmietta leonina, una scimmia favolosa con il muso da leone, una scimmia che reca ancora l'impronta delle origini della specie, una scimmia infine che somiglia ad una visione, una personificazione del terrore. Il tamarino con il viso incorniciato dalla parrucca fulva ci osserva atterrito dalla paura. Un sentimento ricambiato, incontro incredibile, impossibile. Lo spirito di un leone prigioniero in un corpo di scimmia, un leone reincarnato in una scimmia. Le marmosette sono appena un po' più attraenti, hanno abitudini notturne, delle nottambule che amano spilluzzicare frutta ed insetti, ma che a loro volta fanno gola al serpente. Thank you.
Le marmosette così piccole, minuscole, in paragone all'iguana. L'imperturbabile, la squamosa iguana che sembra ancora interrogarsi sull'ora della sua prossima mineralizzazione. C'è sempre chi è più piccolo, o almeno questo è quello che vorrebbero credere le scimmie scoiattolo, scimmie lillipuziane dalle abitudini spiccatamente arboricole. Ma perché tanta agitazione? Perché mai sembrano essere possedute dal ballo di San Vito? Senza dubbio si tratta di un atteggiamento di difesa. Muovendosi in continuazione rendono più difficile un attacco a sorpresa. Ma non è tutto. D'umore mutevole, le scimmie scoiattolo si esasperano per un'inezia, hanno i nervi a fior di pelle, sembrano sempre essere sull'orlo di un esaurimento nervoso. Questi strilli scriteriati, questo vociferare continuo, questi salti inconsulti sono probabilmente parte di una terapia molto personale per allentare la tensione. Ognuno ha il suo metodo. Strana la scimmia scoiattolo che mostra il posteriore agli animali più piccoli di lei per manifestare la sua superiorità. Un pianeta ancora da scoprire, quello della scimmia scoiattolo. Un mistero però che non è niente paragonato alle scimmie urlatrici. Questo esemplare ha la pelliccia completamente nera ed una bassa voce gracchiante. Le scimmie urlatrici devono il loro nome alla pessima abitudine di emettere suoni sgradevoli e laceranti. In questo particolare esemplare, il basso tono di voce è dovuto alla sacca posta sotto alla gola. Emette un suono da fabbrica metallurgica a pieno regime. Si credeva che queste scimmie sacrificassero la loro voce in un misterioso rituale al sole. In realtà, questo è il loro modo di parlare. Si esprimono sprigionando non parole, ma grugniti, mugolii, ululati, gemiti. Suoni con sfumature e modulazioni del tutto particolari che alle volte sembrano simili al rumore di un lavandino che viene sturato, altre somigliano ad una fucina difettosa. Gli specialisti sono riusciti a capire che si fa rispettare di più quello che produce la maggiore quantità di decibel. Una maniera di imporsi piuttosto pacifica, ma non molto discreta. Questa, chiamata scimmia ragno, lascia senza fiato per la sua abilità nei salti, nei voli planati e per la maniera in cui allunga le quattro zampe e la coda. Si sospende ai rami come il ragno sospende la sua tela, preferendo di solito i rami più alti. Ed ecco un'altra scimmia urlatrice. Questa ha una bocca simile a quella di un pesce, la qualcosa le permette di articolare suoni molto poco armoniosi. Grida inverosimili. Una scimmia sboccata, ma molto persuasiva. Non esita a ripetere in mille toni diversi ciò che tiene a dire al mondo intero e, in particolare, al cameraman. Thank you.
Il colmo di ogni stranezza è rappresentato dal teatrale Wakari, dal carattere irascibile, scontroso e collerico. Sembra osservarsi giocare. Si dimena così rapidamente da apparire invisibile. In verità, il Wakari è un attore consumato che indossa una maschera. Ha il mantello di peli molto lunghi, che contrasta con il volto completamente glabro, truccato con un rosso acceso, carminio, quasi viola. Urla talmente forte che con le sue corde vocali potrebbe coprire il suono delle trombe di Gerico. Per lungo tempo si è creduto che questa scimmia inverosimile, inaudita, fosse un parto della fantasia degli indiani. Invece è una realtà, esiste conforme alle descrizioni più assurde. Questo Wakari, dal profilo alla Marlon Brando, non può che comportarsi da divo. Se si tenta di sottrargli il ruolo di primattore, protesta percuotendosi violentemente il petto, come se fosse una gran cassa. Il Wakari è sonoro, risonante, roboante. Non ha peli sulla lingua, dice tutto quello che pensa esprimendolo con furia. Il Wakari è un misantropo che ha perso il senso della misura. Laoto ha anch'esso la sua brava maschera, stupefacente, si direbbe disegnata espressamente per lui dal pittore Miró. Due enormi sopracciglia bianche che incorniciano due occhi sferici e lucidi come biglie. Siamo ospiti in questo regno della notte che è possibile vedere solo raramente, se non addirittura mai. Un mondo che si può indovinare soltanto dalle grida e dai sussurri che si levano dalle sponde del fiume. Laoto, un nome da incantatore per una fisionomia arcigna. Un animale notturno che dorme nelle cavità degli alberi ed esce al crepuscolo fissando sulle sue vittime lo sguardo liquido pieno di spavento. Ha un verso simile all'ululato. Ulula a causa della particolare conformazione della sua gola.
In Amazzonia è inutile credere di poter dormire una volta giunta la sera. Sarebbe un'idea assurda. Ecco un rospo che recita il suo repertorio gonfiando a dismisura la sua sacca sonora. Si gonfia come un palloncino, al punto che assume dimensioni sproporzionate che lo rendono simile ad un bue. Un bue musicale. La notte dell'Amazzonia è una notte da streghe, una notte da sabba. Passano e ripassano tutti gli spettri, si intrecciano le sagome evanescenti dei fantasmi, il giaguaro nero dalle zanne lucenti, l'avvoltoio papa che veglia e lancia il suo grido lacerante. Un vero sabba. Giunge infine l'alba. Tace ogni rumore. Il fracasso decresce e muore. Spunta l'alba recando sollievo. L'alba annunciata dal volo madre perlaceo degli aironi, seguito da quello degli ibis rossi e bianchi. Scende la calma. L'incubo è sospeso per qualche ora. Non è che una tregua. Como coplero de esta perla y yo como coplero de esta perla mi humilde voz te lleva este mensaje regresa pronto hermano ven a besarla en el blancor de su espumoso encaje y yo como coplero de esta perla.